Buonasera, è buona la prima, buona la seconda, buona la terza, questa social TV di Rete Quotidiana della Galleria Vittorio Emanuele con Instagram mi fa avere un sacco di problemi. Aveva fatto un intervento bellissimo Giorgio, ma purtroppo ahimè si è perso il video, non so dove è andato a finire. Quindi portate pazienza a tutti coloro che rimangono collegati sempre costantemente sulla social TV della Libreria Bocca, ma rifacciamo l'incontro perché veramente Giorgio ci ha regalato una Milano medievale straordinaria. Siamo in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Bocca in Galleria, spazio culturale aperto all'aperto, patrocinato dal Comune di Milano. Sono qui in compagnia di un amico e cliente, Giorgio Bardaro, e faremo una passeggiata nella Milano medievale. Vi voglio ricordare che le mura medievali hanno sostituito quelle romane dopo appunto la conquista di Barbarossa, e che le mura medievali sono state sostituite da quelle romane e da quelle spagnole nel XVI secolo per l'invenzione della polvere da sparo, e quindi risultavano troppo obsolete. Ma una testimonianza di queste mura ci passiamo praticamente per i milanesi quotidianamente sotto, ed è quella in fondo all'inizio di via Manzoni. Caro Giorgio, portaci in questo viaggio a ritroso e in questa Milano straordinaria, e stavolta vedrò di salvare il video, maledizione. Ok, ciao a tutti. Praticamente parlare di storia dell'arte medievale qui a Milano ci sono un sacco di elementi. Subito al di fuori della Galleria Vittorio Emanuele II, a 200 metri, c'è la chiesa di San Gottardo, e praticamente quanti sanno che all'interno di San Gottardo c'è un affresco che è stato dipinto da Giotto? Pochi. Pochi, il più sovrammaestro mai stato in dipintura, così come lo definiva Giovanni Villano, storico di allora, quando è andato a Firenze per il campanile, lo troviamo qui a Milano. E ogni volta che Giotto andava in ogni città, cosa succedeva? Lasciava un segno. Si formavano degli allievi, e a Milano la scuola giottesca la possiamo trovare dentro la torre del Museo Archeologico in Corso Magenta. E anche lì è un affresco che sicuramente chi è andato nella Basilica Superiore ad Assisi troverà i riferimenti. Ricordo, giusto per citare un grandissimo poeta, se non il più grande, che è Dante Alighieri, che era il suo pittore preferito, che lascia così, ecco, il passaggio epocale tra la pittura, quella che era definita bizantina, scritta con il linguaggio greco, finalmente diventa il linguaggio latino. Lì ci si trovano i più grandi artisti medievali. Praticamente cosa succede? Che Dante, nel canto undicesimo del Purgatorio, scriverà: "Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora Giotto il grido, così che la fama di colui è oscura." Per cui venite a È Milano, straordinario, è straordinario. venite a vederlo a Milano, perché Giotto ce l'abbiamo anche qui. Quando qualcuno fa una cosa per passione e per piacere si sente. Lui, laureato a Parma con Quinta Valle, è ancora di mestichezza e si ricorda ancora i passi a memoria. È È perché il fantastico. professore Quinta Valle mi diceva che questa terzina va imparata a memoria, perché è fondamentale, perché Dante Alighieri è stato il primo storico dell'arte. E poi da San Gottardo ci spostiamo Però di magicamente. San Gottardo volevo dire un'altra citazione, che c'è il bellissimo campanile del Pecorari. Quel campanile è fondamentale per lo stile delle abbazie cistercensi. Se voi andate a vedere l'abbazia di Chiaravalle, altra grandissima bellezza Alle porte di alle porte Milano. di Milano, artistica, ecco il riferimento del campanile per l'architettura cistercense sarà proprio il campanile di San Gottardo. Altri riferimenti che abbiamo qui
a Milano, a portata di mano nel centro storico. Ma, guarda, basta uscire. Basta entrare in Piazza del Duomo. Ecco, il Duomo, anche lì, il Duomo, ecco, così come diceva... La veneranda fabbrica, perché veneranda, non è mai finita, però è iniziata. Mi piace dirla come una foresta, così, no? Di marmo, no? Gotico, in stile gotico. Ma anche il Vasari ci dice, come mai si chiama gotico? Come mai? Lui, che era un uomo del Rinascimento, Vasari era un uomo del Rinascimento, e praticamente tutto quello che lui vedeva e piaceva era tutto misurato, era tutto calcolato. E per cui vedere queste costruzioni così eccentriche verso il cielo, verso il cielo, senza un minimo di rigore, era un'architettura da barbari. E che erano i barbari per eccellenza? I goti. E da lì gotico. Noi rimaniamo stupiti e meraviglia, all'epoca era considerata proprio una barbarie. Per gli uomini del Rinascimento era proprio così, erano proprio i barbari. E tu immagino un Brunelleschi, ecco, che faceva queste costruzioni così precise. Un Alberti, e tanti altri. Poi spostandoci di pochi passi, ma rimanendo sempre all'interno delle mura storiche medievali, comunque del centro storico, c'è questa favolosa piazzetta che è la piazzetta dei Mercanti. Allora, tenete presente che piazzetta dei Mercanti, tra l'altro, appena finito il restauro, l'hanno scoperto. L'ho scoperto anch'io oggi, me l'ha detto lui. 15 giorni fa praticamente hanno tirato via i teli e l'imbragatura, i ponteggi, e finalmente è ritornato lo splendore. Si può vedere veramente quello che era in epoca medievale. Ecco, il Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione, perché si chiama Palazzo della Ragione? Nella prima diretta l'ho imparato. Palazzo della Ragione si chiama perché una volta il podestà si sedeva su un trono, a lato aveva dei giudici, uno si chiamava del cavallo e l'altro del gallo. Quando portavano le istanze i contendenti, loro cercavano di tirare fuori la ragione. Ed allora che si chiama Palazzo della Ragione. Fantastico. Palazzo della Ragione è stato costruito nel 1228 dall'allora podestà di Milano, che si chiamava Liprando Fava, ed è stato terminato nel 1233. Dal podestà che si chiamava Oldrado da Tresseno. Poi nel successivo è stato rimaneggiato. Perché la parte superiore. Comunque poi c'è questo bellissimo alto rilievo equestre, per cui c'è Oldrado da Tresseno, cavallo travato, è molto importante perché da Marco Aurelio pochi sono stati le statue equestre. E qui ne abbiamo una bellissima che tra l'altro è di scuola antelamica. Ricordo che Benedetto Antelami è uno dei protagonisti assoluti della scultura italiana. Certo. Allora, altri riferimenti, sempre al Palazzo della Ragione, è anche chiamato la Sala dei Novecento. A proposito dell'Antelami, ovviamente verrà qui il 26 settembre la Barbara Zilocchi, che ha curato appunto questa bellissima monografia edita da Schiera, l'Officina di Benedetto Antelami. Sì, perché una volta si chiamavano proprio le Officine, no? Officine. E le Officine perché ogni qualvolta che c'era una riforma ecclesiastica, per esempio Parma, Modena, Piacenza, Mantova, hanno tutti uno stile simile. In quel caso la riforma era la riforma gregoriana da Papa Gregorio VII. Per cui è una meraviglia ascoltarlo, è veramente una meraviglia. Ogni volta che viene, per esempio, apriamo una chiosa, il romanico, tenete presente che ha sempre questo catino absidale dove è presente il Cristo Pantocratore, il mosaico, il prete, il parroco è rivolto alle spalle perché il Cristo Pantocratore diventa quello che trasmette, il prete diventa il mediatore tra il divino e il popolo. Con il gotico non sarà più così, non è più il Cristo Pantocratore, ma è la luce di Dio che si trasmette al prete. Per cui non è più il Cristo, ma è la luce di Dio.
e diventa ancora mediatore, per cui cambiando le cambiano anche gli stili in funzione appunto di queste riforme. Certo. Esatto. Poi, dai, parliamo ancora del... Mi dicevi prima, che adesso ho imparato anch'io, che c'è anche un'effigie della scrofa presente, allora, o della praticamente pecora... scrofa semilanuta, che vuol dire questa semilanuta. Scrofa era metà di pelo, certo, ma metà di pelo ha un significato, certo, molto importante, perché Tito Livio nei suoi libri parla appunto della come è nata Milano, e la fa partire nel 600 avanti Cristo, quando il re Ambigato ha mandato oltre Alpi i propri nipoti, uno si chiamava Belloveso e uno Segoveso, Belloveso che aveva uno scudo dove era disegnata una scrofa che per i Celti era il simbolo dell'abbondanza, la loro divinità dell'abbondanza era Belisama, che richiama un po' la Giunone romana, e praticamente quando è arrivato all'altezza delle nostre spalle, dove c'è Piazza della Scala e Leonardo, certo, da Vinci, praticamente la scultura di Leonardo da Vinci lì così ha trovato questa scrofa che era ricoperta metà di pelo, e quindi in riferimento a quello che aveva disegnato nello scudo, per lui è stato una un simbolo di divinità, sì, divino, e allora qui ha costruito la città. E il lacerto di rimpiego, perché una volta quando costruivano i palazzi, poi soprattutto nel 1162 con l'assedio di Milano che è stata completamente distrutta, hanno preso questo blocco di marmo con questo basso rilievo e l'hanno incastronato nel secondo arco del palazzo. Del palazzo, certo. Ritornando alla scrofa seminuta, metà di pelo, medio lanae, per cui alcuni fanno derivare l'origine della parola da Mediolane, altri mezzo le lande, medio lande, ecco, però le leggende sono più colorite, dai, diciamo. Poi l'altra curiosità di Palazzo della Ragione, sempre scoperta da lui nella precedente diretta, che questa volta spero di salvare, se no mi ammazzo, è quella che ci sono... Io non la rifaccio due più. No, questa volta la salviamo. Ci sono due punti in posizioni opposte del palazzo dove si può ascoltare cosa viene detto. Praticamente il Palazzo della Ragione come stile è uno stile di transizione. Dal romanico si va al gotico, nell'arco quello iniziale e quello finale l'arco è a sesto acuto. Se noi ci mettessimo obliquamente e uno parla nel muro e l'altro si mette dall'altra parte, si sente, ve lo garantisco, come se fosse un citofono. È veramente... Domani tutti a Palazzo della Ragione a fare le prove del citofono medievale presente, esatto, in Milano. Solo l'uditorio. Dove c'è l'arco a sesto acuto, mi raccomando. Cercatemi l'arco a sesto acuto. In maniera, comunque è il primo e l'ultimo. Però dovresti essere felice di questa cosa. Mi spiace che abbiamo dovuto ripetere, però vedi che mi ha insegnato tante cose e già le sto apprendendo e le giro, facendo l'uomo di lettere che non sono. Invece tu sì, è una figura straordinaria. È molta sostanza. Altre curiosità di questa Milano medievale? Ma ci sono, continuando sul Palazzo della Ragione, allora voi intanto dovete pensare che non è così come lo vediamo. Ma certo, era tutto racchiuso da un quadrilatero e in questo quadrilatero si apriva in sei porte. Le sei porte erano i sei sestieri di Milano, che sono grosso modo quelle che sono le porte di adesso. C'era Porta Nuova, che praticamente dove ci troviamo noi, ci troviamo nel sestiere di Porta Nuova. Sì, perché qui arriva tutto sulla fine dell'Ottocento, quindi Milano era completamente messa in un altro modo, le porte senza andare che troppo tutti lontano. Noi conosciamo, che conosciamo la città, che è Porta Ticinese. Porta Ticinese ha un simbolo, e forse il più riconoscibile di tutti, perché ha uno sgabellino a tripiede. Perché si chiama poi Porta Ticinese? Perché l'antico nome di Pavia era Ticinium,
e nella direzione verso il Ticino c'erano solo campi. È una meraviglia, è vero, è una meraviglia ascoltare. E lo sgabellino serviva proprio per la mungitura, tanto per dire qual era l'attività prediletta dalla porta del quartiere ticinese. L'altra era Porta Venezia, allora si chiamava Orientale, ma anche quella è molto riconoscibile perché nello scudo del quartiere c'è proprio un leone, e il leone rimanda a Venezia, a San Marco. Certo, poi c'è Porta Romana. Porta Vercellina, Porta Romana, e queste sono... bellissime. Okay, e tenete presente che ogni contrada a sua volta... Ogni quartiere aveva a sua volta 6 contrade. La contrada in cui siamo adesso, in epoca medievale, si chiamava della Capitana o dei Rostri. Perché dei Rostri? Perché il rostrum, in latino, in epoca romana, erano le tribune, dove appunto c'erano i tribunali. Vabbè. Anche perché Piazza del Duomo aveva completamente un altro aspetto, perché le chiese gotiche erano veramente dislocate in uno spazio dove c'era poco aria intorno. In senso leggermente in diagonale c'è stata una chiesa che è stata abbattuta per poi dare spazio alla Piazza del Duomo, che era Santa Tecla. Voi quando protettrice di Milano, quando voi entrate all'interno del Duomo di Milano, tutta la parte sinistra ci sono dei reperti degli apostoli che erano all'interno della Basilica di Santa Tecla, per cui ci sono delle sculture che sono ancora più antiche del Duomo, che è una cosa meravigliosa per chi ama. Vedi, poi lo abbiamo ripetuto la diretta, abbiamo detto cose nuove rispetto a prima. Lui è veramente un grande, un personaggio fantastico. Altre cose, l'ultima curiosità di questa Milano medievale per poi salutare tutti. Ma questa curiosità è che quando all'interno della loggia, praticamente dei mercanti, quando avvenivano gli scambi, che c'erano gli usurai, oppure che inflazionavano i prezzi, che venivano beccati da quelli che erano gli addetti e le guardie comunali. Le guardie comunali. Praticamente cosa succedevano? Fisicamente gli rompevano con una mazza il banchetto che loro avevano. È da lì che adesso si dice bancarotto, bancarotto. Una volta fallivano, ma fallivano sul serio. Dal Medioevo abbiamo ereditato tante invece adesso le bancarotte non falliscono più. No, le bancarotte le falliamo noi. Va bene. È un'altra cosa da vedere assolutamente a Milano per uno che viene. Allora, io vi consiglio... È troppo bello, è una curiosità, è una guida turistica per la città di Milano. Vi consiglio vivamente di andare alla Basilica di Sant'Eustorgio. Tra l'altro non potete sbagliare perché è l'unica chiesa che non ha la croce, ma sopra diciamo quello che è il tiburio della Basilica c'è una stella. Perché c'è una stella? Perché lì sono sepolti, c'è ancora la tomba dei Re Magi. Federico Barbarossa le aveva portate a Colonia, poi il Papa Paolo VI, che era stato cardinale a Milano, nel 1976 è riuscito a riportare le reliquie dei Magi a Milano. Ma quello che vi volevo dire, nel lato sinistro c'è un'arca che è di una meraviglia. Lo scultore si chiama Giovanni di Balduccio. Giovanni di Balduccio è pisano, rientra nella grande tradizione dei grandi pittori del 200 e 300. Ricordiamo che sono Nicola Pisano, Giovanni Pisano, Andrea Pisano, Arnolfo Di Cambio, che per mia sensibilità è quello che adoro più in assoluto. Tutte monografie che si possono trovare alla libreria Bocca, fantastico. Io conosco i nomi, un po' il periodo storico e mi fermo lì, però sono scultori straordinari. E tenete presente, ma voi andate a vedere un'edicola scolpita di Arnolfo Di Cambi, andate a vedere una pittura di Giotto, vedete la similitudine, ecco. Praticamente se fino al 200 se fino al 300 c'era la prevalenza, diciamo il primato ce l'aveva la scultura, con Giotto ecco si equiparano le cose. Ma invece con Giotto cambiano tante cose, in pittura, in arte in generale. Ma tu che
sei un libraio di quelli doc. Mi vuole mettere in difficoltà. 1775, all'interno della Pinacoteca Ambrosiana c'è un libro miniato, le miniature sono state dipinte da Simone Martini. Lo dico perché se prima Giotto è stato veramente un grande, l'unico che poteva contendere lo scettro con Giotto era proprio Simone Martini. Giotto dipingeva le pareti semplici, povere, perché era il nuovo pittore per l'avvento della nuova spiritualità che era San Francesco. Simone Martini era il pittore degli imperatori e dei papi. Questo è, io ti ringrazio. No, io ringrazio te, no, ho imparato un sacco di cose. Ringrazio voi per averci seguito, vedi ci sono tantissimi mi piace, poi ci sono due o tre in collegamento, adesso provo, salvo il video così non lo perdo più e ci vediamo domani con la Social TV, diretta quotidiana dalla Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Bocca in Galleria, evento patrocinato dal Comune di Milano e terminerà il 30 ottobre 2020. Grazie ciao, no, grazie a te Giorgio, sei fantastico. Grazie.